Ancora questa sera per la seconda volta stiamo cercando di organizzarci per portare un rinfresco nelle anime che stanno alla ricerca della personalità e dello Spirito di Dio, ove il suo unico figliolo Gesù Cristo, 2015 anni fa, ci ha lasciato qualcosa di meraviglioso, una fede, così forte che ancora oggi nessuno la può smontare. È vero, il nemico ci prova sempre, ma lodato sia il Signore che ci rialza sempre quando siamo accasciati, distrutti, presi nel laccio del nemico. E ancora stasera io voglio ringraziare il Signore per tutto quello che sta facendo nella mia vita e nella vita della mia famiglia, come veramente ci sta donando delle cose meravigliose che si può dire veramente Abba Padre. E questa è una testimonianza che anche la mia famiglia sta vedendo con gli occhi suoi personali, perché solo Dio può fare queste cose che sta facendo nella mia casa e nella mia personalità. Io oggi, ancora dopo tanto tempo di assenza in questo programma Live Streaming, webcaster, do ancora il benvenuto a tutti quelli che da oggi in poi useranno questo programma Live Streaming, webcaster in Gesù, la luce del mondo internazionale. Perché ho voluto mettere questo nome? È qualcosa veramente che è toccante. Perché Gesù è qualcosa di importante. E se uso sempre il nome di Gesù, sia nei miei siti che nei miei programmi, è perché, come vedete, c'è qualcosa che il Signore ha toccato la mia vita. E non solo ieri, non solo oggi, ma anche fino all'eternità. E con questo voglio darvi ancora il benvenuto a tutti quanti si accosteranno a questo programma per ascoltarlo e vederlo giorno, notte e sempre quando hanno tempo. Perché da oggi in poi caricherò dei filmati che abbiamo fatto insieme con un caro fratello Loretto, dove leggiamo due capitoli ogni sera e dopo, man mano che li leggiamo, lo Spirito di Dio attraverso il fratello dà la spiegazione di ciò che potrebbe essere incomprensiva ad alcuni, ma lo Spirito di Dio dà questo beneficio di poterlo spiegare. Dopo la spiegazione di questi due capitoli, preghiamo insieme per quanti si trovano nel bisogno di questa vita,
che alcune sono stressate, quasi distrutte, e non hanno neanche il cibo per sopravvivere. Noi certamente non daremo né cibo e neanche denaro, però daremo qualcosa che il Signore ci ha regalato, la potenza di Dio in preghiera che smuove le montagne e spiana ove non si può oltrepassare. Ma con il Signore tutto viene spianato e si oltrepassa. Con questo mi accingo a fare una piccola preghiera e chiudere questo video perché sta per essere un orario molto tardi. Per me domani devo alzarmi presto, alle 4. Purtroppo il mio orario è mattutino, alle 4. E come vedete è già molto tardi. Se vi fa piacere ascoltare questa preghiera e sentire tutto ciò che il Signore vuole rivelarvi in preghiera, chiudete gli occhi. Perché chiudere gli occhi? Chiudendo gli occhi, nessuno stimolo, sia visivo che altro, potrà scostarvi dalla presenza di Dio e di Gesù. Se lo ricercate con tutto il cuore stasera, sentirete la sua presenza. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio ringraziare per tutto quello che tu hai fatto nella mia vita e continui a fare giorno dopo giorno. Signore, stasera con tutto il cuore ti voglio chiedere preghiere per tutti i membri della tua famiglia, in Cristo Gesù, i tuoi figli, ancora per chi ancora non ti conosce, per quelle simpatizzanti che hanno per la prima volta ascoltato la tua parola. O Padre, ti chiedo soprattutto preghiere per tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi di te. Padre, benedici ancora i divorziati che possono ritornare di nuovo insieme e avere questa famiglia unita. Padre, ancora ti voglio chiedere preghiere per tutti i tuoi missionari, ancora per i tuoi pastori, ancora Padre ti voglio chiedere preghiere per chi si accinge a lavorare nella tua casa. Padre, ancora oggi, benedici tutta l'umanità, Signore, mio Dio. Ti chiedo preghiere per il terzo popolo. Sì, Signore, per i popoli sottosviluppati, i popoli inglesi. Padre, ti chiedo preghiere soprattutto per l'ingiusto e anche per il giusto. Padre, tutti abbiamo bisogno di te. Stasera ti chiedo, ungici dall'alto e facci completamente tuoi. Grazie, Padre.
Grazie Dio d'amore per la gioia che tu ci doni ancora quest'oggi di poter fare la tua volontà, Padre. Grazie, Padre. Ancora ti prego, benedici tutta l'umanità che possa veramente venire a te con onore, con rispetto di poter fare veramente ciò che tu hai lasciato detto tramite il tuo figlio Gesù Cristo 2015 anni fa. Andate per il mondo e fate miei proseliti. Nel nome di Gesù Cristo, salve. E grazie Padre che anche io come ultimo ho potuto accostarmi a te, tramite tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringrazio, ti lodo, con tutto il mio essere, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima. E ti prego oggi di benedire ancora questo fratello caro che tu mi hai donato, che ogni sera ci accingiamo a pregare insieme. Benedicelo, Signore, che possa trovare grazie, grazie in Cristo Gesù. Alleluia. Gloria a te, Padre. Gloria al tuo santo nome. Gloria, gloria a te, mio Dio, in Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Miei cari, nella grazia del Signore, adesso, se volete, potete aprire gli occhi e sicuramente qualcosa dentro di voi, se avete ascoltato con gioia, con amore, con potenza, sicuramente siete stati toccati dalla presenza dello Spirito Santo. Non voglio aggiungere altro. Se non lo siete state toccate, riascoltate ancora questa preghiera e tutte le altre preghiere che caricheremo giorno dopo giorno. E ancora tutte quelle che sono caricate in questo sito, perché ce ne sono migliaia di video che potrebbero aiutarvi a entrare nella grazia di Dio. A volte manca poco per entrare nella casa di Dio come figlio adottivo. Principalmente manca soltanto il vostro consenso ad aprire il cuore e dire: Abba Padre, voglio essere tuo figlio, tua figlia. Nient'altro, bastano queste parole dette con cuore e professare la fede in Dio. Dio vi benedica in Cristo Gesù, da parte del fratello Angelo Piccone e anche del fratello Loreto, che ci accingeremo a pregare per voi ogni sera, Dio volendo. Dio vi benedica ancora una volta. Pregate voi per noi, per questo lavoro che stiamo portando avanti. Alla prossima volta che il Signore ci dà possibilità di trasmettere. Dio vi benedica. Amen.